opera poi questo traversone sul quale c'è il sinistro. Grande gol, grande gol di Roberto Baggio dopo il colpo di testa di Zamorano. Stupenda esecuzione di Baggio che va a raccogliere l'applauso dei tifosi, eroe della serata, Roberto sì. Baggio. Col sinistro, Bruno, gol. Col sinistro che non è il suo piede, se si può dire così per Baggio. Rivediamo l'esecuzione perfetta. Perfetto. E lancia Roberto Baggio che ha una grande intuizione. Roberto Baggio punta su Rossi. Roberto Baggio salta anche Rossi, il tiro e il gol. Grande azione in contropiede della Juventus. E Roberto Baggio con un pezzo di grandissima scuola porta a 3 il punteggio a favore della Juventus. 3-1. 19° del secondo tempo, prodezza di Roberto Baggio. Rivediamo, avete visto come ha fatto fuori Costa Curta lasciando sfilare il pallone. Gran volata verso l'area. Dentro per Baggio, non entra il pallone, scatta per Baggio, 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 porta vuota, Baggio, gol! Gol di Baggio, prodezza di Baggio, su grande iniziativa di Baresi, esplode la favorita al 44esimo abbondante del primo tempo, Roberto Baggio con un'azione delle sue. Toni che cerca di difendere il pallone, ancora indietro per Baggio, il pallonetto, un gol fantastico! Di Roberto Baggio, il raddoppio del Brescia, ancora la firma d'autore di Roberto Baggio, sono 191 in Serie A in 419 partite, ma che gol di Baggio, ha toccato intanto, chiedono all'arbitro dietreggiare la barriera, esatto. Sì. Pirlo si allontana, resta allora solo Baggio, la battuta di Baggio, bellissimo, straordinario, bellissimo. Straordinario pareggio di Roberto Baggio, grande gol di Roberto Baggio, queste sono le sue posizioni, sono le sue posizioni, le sue punizioni, da qua veramente micidiale, ha colpito molto bene sopra la barriera, Toldo non poteva assolutamente niente, anche con buona potenza è stata calciata anche questa punizione, oltre che precisa. By Monti, so a chance here for Fiorentina. Is Baggio, oh, and he's taken the chance, and a third goal has surely now settled it. Baggio, a clever piece of play from him. Poco dopo al 45esimo, punizione per le rondinelle, magistrale da non perdere per l'interpretazione, destro nell'angolo alto di precisione assoluta, decima rete stagionale. Robby Baggio. Per cui risulta gradevole anche la partita di conseguenza. Zamorano molto forte di testa, attenzione! Bravo, bravo. Parte di Roby Baggio che ha beccato sul primo palo Buffon al 36esimo del primo tempo, prodezza di Baggio che ha visto fuori posizione Buffon e lo ha beffato. Rivediamo, primo palo, non ci arriva Buffon, prodezza di Baggio. Baggio, sì, gol, gol della Juve, 2-1. A tempo scaduto la Juve passa in vantaggio, Roberto Baggio. E poi va a disegnare questa parabola davvero molto molto bella, il gol del 2-2, tutto lo stadio in piedi a salutare questa ennesima prodezza di Roberto Baggio. Rivediamo ancora il rallenti, dunque Brescia-Modena. Fuori Hona, 2-0. Care Finzit 1-1 con Roberto Baggio. Pirlo in profondità per Baggio, posizione regolare, Baggio, attenzione, porta vuota, Baggio, rete! E Roberto Baggio fa ammutolire il Delle Alpi, 1-1. La tradizione che diceva che Baggio non ha mai perso con le proprie ex squadre, fino a questo momento si è verificato, perché ha pareggiato una partita che sembrava quasi compromessa per il Brescia, invece 1-1. Adesso i problemi sono senz'altro della Juventus. Delle Alpi ammutolito, la gente quasi non ci crede, si sente l'esultanza dei tifosi del Brescia, 1-1, e questo, attenzione signore,
Не удается даже сделать пас вперед. Снова выход Баджо, но нужно же уже ударить. Обводит вратаря Роберто Баджо, и все, на этом матч заканчивается. Это уже победа Интера, причем победа весомая, с той же разницей в два мяча, какая была в первом туре в Севилье, только в пользу Реала. Баджо, выйдя на замену в этой встрече, становится, я думаю, что главным героем, конечно, всего тура Лиги Чемпионов. Dunga finding Baggio. Now, what could he do here? It's a very impressive run by Baggio. And he's threatening to go all the way. And he has. A magnificent individual goal by Roberto Baggio. The new golden boy of Italian football. All the way from his own half there.